Noto con tristezza e dispiacere nei social sempre più astio, sempre più rivalità tra le persone di diverse religioni, specialmente fra musulmani e cristiani. E questa cosa, islamicamente parlando, è sbagliata, perché un errato comportamento verso chi non ha conoscenza di Allah potrebbe allontanarlo da Allah e dalla sua religione. E questo è esattamente l'opposto di ciò che un musulmano dovrebbe fare. Dove abito io c'è un prete, sulla sessantina d'anni, che viene sempre a salutare me e mia moglie, quando è libero. Rispetta il nostro credo, le nostre usanze, ci fa domande e parliamo tranquillamente. E nelle sue parole, in 3 anni che lo conosciamo, non ce n'è stata mai una d'arroganza o di cattiveria. Quindi, fratelli e sorelle, vi invito a fare attenzione ad etichettare tutti i cristiani, o comunque sia credenti di altre religioni, nella stessa maniera. Perché generalizzare, incolpare tutti per lo sbaglio di alcuni, è una cosa assolutamente sbagliata nell'Islam, oltre ad essere un atto infimo a livello morale e sociale. Perché per quanto non possiamo definirci fratelli di fede, siamo senza dubbio fratelli di padre. Tutti veniamo da Adam alayhi salam. Tutti fummo tratti dalla sua schiena, come Allah subhanahu wa ta'ala ci dice nel Corano ad inizio della sua creazione. Ed è veramente brutto vedere tutta questa rivalità ed odio in questi casi. Un giorno andò una donna molto anziana dal califfo Omar ibn Khattab radiallahu anhu e gli chiese del sostentamento per vivere, essendo lei molto povera. Allora Omar radiallahu anhu, senza esitare, glielo accordò. Poi lei però, intimidita, rivelò il simbolo della croce che aveva appeso attorno al collo. Allora Omar radiallahu anhu, con gentilezza e rispetto, le disse: «Signora, qui ormai tutti hanno accettato l'Islam, perché non lo accetta anche lei?» E lei rispose: «Sono troppo vecchia ormai, la mia morte è dietro l'angolo». Allora Omar radiallahu anhu annuì, dicendo: «La ikra fid-din, non c'è costrizione nella religione». Non la costrinse, non insistette, non la rimproverò. E soprattutto, non le negò l'aiuto, dopo essere venuto a conoscenza del suo credo. In un'altra occasione, quando egli, radiallahu anhu, assieme ad un gruppo di compagni, entrarono dopo un lungo viaggio nella città di Gerusalemme, e dopo che gli furono consegnate le chiavi della città dal patriarca, fu invitato a pregare nella chiesa, in cui loro erano soliti a pregare. Ed Omar, radiallahu anhu, con grande rispetto, disse che se avesse pregato al suo interno, i musulmani che sarebbero venuti dopo di lui avrebbero preso le chiese come luoghi di culto. Quindi si mise a pregare fuori, in un posto dove successivamente fu eretta la moschea di Omar. Stiamo parlando del Khalifa, fratelli e sorelle, la figura più importante dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omar, l'uomo di cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che se ci fosse stato un profeta dopo di lui, sarebbe stato Omar ibn Khattab. Non dobbiamo credere a tutto ciò che vediamo. La vita, quella vera, è fuori, non sui social. Perché su quest'ultimi, in moltissimi si sentono potenti ed intoccabili. E di conseguenza, aumenta la loro arroganza e la loro cattiveria si rende più manifesta.